cari pinguini, un bel saluto dalla Società Italiana di Infettivologia Pediatrica. La nostra società si è molto occupata dell'infezione del morbillo e di questa epidemia che si è verificata nell'ultimo anno. E ci teniamo che tutti i pediatri italiani siano a conoscenza delle caratteristiche cliniche dell'andamento di questa epidemia. Purtroppo l'Italia è stata tra i primi in Europa insieme alla Romania come numero di casi, in quanto era dal 2015 quella con la più bassa copertura vaccinale. Si sono verificati oltre 4.000 casi, anzi oltre 4.600 solo da gennaio ad agosto, con una più alta incidenza nei giovani adulti e negli adolescenti, ma l'incidenza più alta in assoluto si è verificata nel primo anno di vita, che come tutti sappiamo è il periodo della vita in cui il bambino non può effettuare la vaccinazione per il morbillo. In questa fascia di età ci sono state un terzo di complicanze e il 50% dei casi sono stati ospedalizzati. Ci colpisce moltissimo l'elevata percentuale di bambini che hanno avuto polmonite, circa un terzo dei bambini con morbillo ha avuto polmonite e un terzo di questi bambini con polmonite ha avuto necessità di ossigenoterapia. Inoltre ci sono stati numerosi casi di insufficienza renale acuta e ci sono stati 3 ricoveri in terapia intensiva e 3 decessi. Come sapete sono i 3 decessi che sono stati comunicati anche dal Ministero della Salute e dall'European CDC. 3 decessi in bambini non vaccinati, uno dei quali immunodepresso. Ed è questo il problema fondamentale, che anche in un paese con ricche risorse economiche come il nostro e con buone risorse sanitarie, ci sono molti bambini con patologie croniche complesse, molti bambini immunodepressi e questi sono quelli che possono avere le conseguenze più importanti proprio dal morbillo. Carissimi, vediamo un pochino quindi questo morbillo di che cosa si tratta. Come sapete tutti è un virus appartenente alla famiglia dei paramyxoviridi, ha elevatissima contagiosità. Infatti il tasso di riproduzione, ovvero il numero di persone che si ammalano dopo un contatto, è di 18, ovvero estremamente elevato. Si trasmette attraverso prevalentemente secrezioni respiratorie o anche congiuntivali. Il periodo di incubazione è di 8-12 giorni e la contagiosità massima si ha da 4 giorni prima a 4 giorni dopo lo sviluppo del rash. Questo è vero per i soggetti immunocompetenti, mentre la contagiosità si allunga nei soggetti immunocompromessi e si ritiene che possa avvenire per tutta la durata del periodo dei sintomi. Quello che dal punto di vista clinico è caratteristico è un periodo prodromico di 3-5 giorni caratterizzato dalla presenza dell'enantema licopico. Che cos'è? È la presenza di macchie e chiazze eritematose a livello della mucosa buccale con dei piccoli puntini biancastri come una spruzzatura di calce oppure granuli di sale. Dal punto di vista clinico, che cosa caratterizza il morbillo? Indubbiamente una febbre elevata, poco responsiva agli antipiretici, la presenza di quello che gli anglosassoni definiscono le 3C, ovvero la tosse, rinite e congiuntivite. Spesso sono associati vomito e diarrea e il tipico rash. Quindi da che cosa è caratterizzato? Da un'eruzione maculopapulare che inizia tipicamente a livello del volto e della regione retronucale, che insorge 3-5 giorni dopo la comparsa della febbre e che si diffonde successivamente con un andamento cranio-caudale. Più che passano i giorni, più che questa eruzione tende a confluire e a scurirsi fino a raggiungere un colorito brunastro. Successivamente l'eruzione si risolve con una fine desquamazione col solito ordine in cui si è manifestata. Come facciamo la diagnosi di morbillo? Sicuramente la parte principale è la clinica, quindi la febbre elevata, l'eruzione, la presenza di un'iperemia congiuntivale importante, di rinite associata, la tosse.
La conferma diagnostica viene dal riscontro di una positività delle IgM alla serologia. Ricordandosi però che nelle prime 72 ore dopo la comparsa del rash, quindi anche fino a 6, 7, 8 giorni dopo la comparsa della febbre, questo test in un 20% dei pazienti può essere negativo. Un ulteriore strumento diagnostico che abbiamo è la ricerca del genoma virale attraverso la real-time PCR su varie secrezioni, su sangue, su urine e sui tamponi nasofaringei, che di fatto risultano lo strumento più semplice per l'identificazione del virus. La diagnosi differenziale con cosa deve essere effettuata? Sicuramente con altre malattie virali, in primis la rosolia, l'adenovirus, in alcuni casi la mononucleosi o l'infezione da enterovirus. In alcuni casi potrebbe essere confusa con una reazione da ipersensibilità da farmaci, mentre più raramente con una leptospirosi. Indubbiamente la patologia con cui però negli ultimi anni è stato confuso il morbillo è la malattia di Kawasaki. Infatti in entrambi i casi è presente una febbre elevata di lunga durata, poco responsiva agli antipiretici, una irritabilità del bambino, l'intensa iperemia congiuntivale e il rash del Kawasaki in alcuni casi può essere molto simile e confondibile con quello del morbillo. Perché il morbillo non va considerato solo un piccolo rash? Perché purtroppo è gravato da numerose complicanze. Tra queste la più frequente è la diarrea insieme alle otiti medie. Molto frequenti sono le polmonite, che in un 70% dei casi sono di origine virale, quindi direttamente associate alla presenza del virus, mentre in circa il 30% dei casi sono dovute a una sovrainfezione batterica. Sicuramente molto più preoccupanti sono le complicanze a livello del sistema nervoso centrale. Convulsioni isolate, l'encefalite acuta, che bisogna ricordare in un'elevata percentuale dei casi determina delle sequele a lungo termine, e altre meno frequenti, tra cui la panencefalite subacuta sclerosante, che fortunatamente è estremamente rara, ma che bisogna ricordare può insorgere anche dopo una decina di anni e è particolarmente frequente quando il morbillo si manifesta sotto i 2 anni di età. Di fatto tutte queste complicanze possono determinare e contribuire all'elevato tasso di letalità che presenta il morbillo, che sicuramente è particolarmente elevato nei paesi in via di sviluppo dove supera il 5%, ma anche nei paesi industrializzati è comunque di 1-2 casi su 1000 pazienti. Chi è prevalentemente a rischio di queste complicanze? Sicuramente i bambini di età inferiore ai 5 anni, gli adulti, le donne in gravidanza e indubbiamente i soggetti con problematiche del sistema immunitario. Cosa possiamo fare per evitare il morbillo? Indubbiamente la vaccinazione. Purtroppo però il tasso di vaccinazione nel nostro paese sta diminuendo negli anni e attualmente si è assestato intorno all'87%, con dei picchi di vaccinazione estremamente bassi, soprattutto nella provincia autonoma di Bolzano. Questo perché? Perché c'è paura delle complicanze, quando in realtà le complicanze legate alla malattia sono estremamente più frequenti di quelle legate al vaccino. Se si pensa che solo un caso su 1 milione di vaccinazioni determina delle complicanze neurologiche. Quindi, che cosa possiamo fare quando ci troviamo di fronte a un caso di morbillo? Indubbiamente trattare i sintomi, la febbre, le eventuali complicanze batteriche, evitare il contagio dei soggetti esposti e quindi indubbiamente è essenziale l'isolamento dei pazienti, ricordandosi che il virus può sopravvivere fino a 2 ore nell'ambiente e sugli oggetti. Quindi se ci capita un paziente nella nostra sala d'attesa, che cosa fare? Indagare se i soggetti che sono stati a contatto erano precedentemente immunizzati. Vaccinare eventualmente tutti i soggetti non immunizzati che hanno un'età superiore ai 6 mesi, mentre per i bambini di età inferiore, per le donne in gravidanza o per i soggetti immunocompromessi è raccomandata
la profilassi con immunoglobuline endovenose, perché nel nostro paese quelle inframuscolo non sono disponibili. Altro strumento per cercare di limitare la diffusione di questa patologia è evitare l'esposizione al lavoro e quindi altri possibili contagi dei soggetti che sono stati esposti e che lavorano in strutture sanitarie. Dal punto di vista terapeutico specifico non c'è molto. La ribavirina è stata riscontrata efficace in vitro, ma non è licenziata per questo utilizzo, mentre quello che è consigliato è la somministrazione di vitamina A a tutti i soggetti con morbillo e che richiedono una ospedalizzazione, quindi nei casi considerati più gravi. Cos'è che invece dobbiamo assolutamente fare? Pensarci. Quando abbiamo un paziente con una febbre elevata, un rash tipico e soprattutto andando a indagare dei possibili contatti, effettuare la notifica ricordandosi che è una patologia di classe prima, per cui la notifica deve essere effettuata tempestivamente entro la giornata, effettuare la conferma serologica e l'invio dei campioni all'Istituto Superiore di Sanità per la tipizzazione del GECO.